quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, del doman non v'è certezza. Sono versi scritti da Lorenzo il Magnifico, signore di Firenze dal 1469 al 1492. Quando Lorenzo salì al potere, parlare di crisi a Firenze era un eufemismo. Consideriamo che nel 1300 Firenze era più o meno l'equivalente di New York oggi, l'ombelico del mondo. Le banche locali prestavano denari in tutto il mondo, compresi il Papa, il re d'Inghilterra, il re di Francia. Poi, nel giro di 100 anni, accaddero alcune cose. Come conseguenza della guerra dei 100 anni, il re d'Inghilterra si dichiarò insolvente, facendo fallire tra il 1342 e il 1346 le principali banche fiorentine. Poi ci fu l'epidemia di peste del 1348, che dimezzò la popolazione e quindi anche la forza lavoro. Infine, nel 1376, Papa Gregorio XI scomunicò i fiorentini, con la conseguenza che i debitori cristiani, di cui il Papa stesso, bisogna ammetterlo, era il più autorevole rappresentante, fossero legittimati a non onorare i propri debiti con un soggetto scomunicato. Insomma, se per ogni crisi accendessimo un cerino, la Firenze dell'epoca sarebbe alza più della Roma di Nerone. E cosa si fa in un periodo di crisi, quando le attività produttive ed il commercio smettono di rendere? Dove vanno i capitali? Beh, in beni rifugio, questo è ovvio. Oro, franchi svizzeri, immobili. Beni anticiclici, in grado di mantenere comunque il valore del capitale. All'epoca franchi svizzeri non c'erano ancora, l'oro era troppo facile da rubare. Sotto Lorenzo il Magnifico i ricchi fiorentini fecero sostanzialmente due cose. La prima, si lanciarono tutti nell'acquisto di terreni agricoli in grado di produrre un buon reddito, impiantando vigne e producendo vino. Inventarono le buchette del vino, piccole aperture delle dimensioni di un fiasco che si trovava in corrispondenza delle cantine di molti palazzi nobiliari. Oggi, fra le tante cantine, potete ammirare quella di Piazza degli Strozzi, oppure in Via Dante ce n'è un'altra, oppure in Borgo Pinti al numero 27. Come funzionavano? Un servo, attraverso di esse, curava direttamente la vendita, saltando l'intermediazione delle celle e delle osterie. Ora, voi direte, è un trucchetto trovato dai produttori per aggirare i distributori e lucrare, bella roba. E invece no, ai tempi fu la svolta. Sotto i Medici si passò da 450 litri l'anno a quasi 30.000 ettolitri, con un continuo proliferare di osterie e di celle, e in quell'epoca ci fu l'avvento dei primi distributori all'ingrosso di bevande. Oggi diremmo che, attraverso un'attenta analisi del modello di business, innovando nel mercato distributivo, cercando di soddisfare le esigenze del cliente che chiedeva di avere un servizio più aderente alle proprie aspettative, cioè bere quando gli pareva, quella poteva essere una guerra. Diventò una sorgente di ricchezza per tutta la filiera del vino. Chiudo con alcuni versi che sono decisamente meno noti di quelli di Lorenzo il Magnifico, ma che danno la misura di quanto, all'epoca, l'innovazione si fosse concentrata nella distribuzione e poco nella produzione. Ibeo d'un vino a pasto che pare colla e tien di muffa e sa di riscaldato e parmi con assenzio temperato, con fiele e rabbia e sugo di cipolla. Drento vi metto il pane e non s'ammolla e sta dall'acqua. Tutto separato.